Buongiorno carissimi, bentrovati in questo giovedì della sesta settimana del nostro tempo di Pasqua. Bene, bisogna sempre essere un pochettino aperti all'ascolto, questo diventa importante nella vita, perché così la prima lettura tratta appunto dagli Atti degli Apostoli ci fa vedere come Paolo arriva a Corinto, viene accolto da una famiglia giudeo-cristiana, Aquila e Priscilla, che tornano da Roma, quindi dall'Italia, ritornano perché Claudio aveva allontanato da Roma appunto i giudei. Siamo quindi nel 49-50 d.C., una datazione importante anche per il cammino della fede. Ma nello stesso tempo Paolo, parlando ai giudei, trova il rifiuto e parla quindi ai pagani, dove c'è una certa accoglienza. Addirittura viene detto poi che Crispo, capo della sinagoga, però credette nel Signore insieme a tutta la sua famiglia. Quindi ci può essere una chiusura talmente forte per quanto riguarda anche l'annuncio della fede, perché le sicurezze che si sono avute nel tempo, nel proprio cammino personale di esperienza spirituale, non prevedono apertura o accoglienza nell'ascolto di qualcos'altro. Quindi il discernimento è sempre nel nostro cuore, come un discernimento anche comunitario all'interno della Chiesa, ci mancherebbe, per mezzo della Chiesa, nel Magistero, che ci indica anche una direzione buona da intraprendere. Però quell'arroganza, quella presunzione spirituale di aver capito tutto, di essere arrivati, di non avere un po' di stupore, un po' di sorpresa anche da parte di Dio nella nostra vita, questo non ci aiuta molto, perché ci fa chiudere a ogni azione dello Spirito, a ogni novità per la nostra vita di discepoli. Quindi chiusura da una parte qui nella lettura degli Atti degli Apostoli, apertura dall'altra parte, quindi conversione del cuore, vita piena, eccetera, eccetera. Di fronte, ecco, al brano del Vangelo invece Gesù, siamo al capitolo 16 di Giovanni, un poco e non mi vedrete più, un poco ancora e mi vedrete. Questa affermazione, che diventa un po' enigmatica, porta nel cuore di chi ascolta a una riflessione, a una domanda, a una richiesta, a un comprendere, e questo porterà a un movimento diverso, e questo è il giusto atteggiamento da dover avere: un'apertura che è riflessione, che è discernimento, che è anche sorpresa, ecco, del cammino da percorrere. Bene, perché il mondo ha la sua logica, quindi voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. Quindi ci sono degli aspetti personali che viviamo, ma con il Signore li viviamo in maniera diversa, si trasformano. Bene, auguro a ciascuno di voi una buona e una santa giornata, e ci vediamo domani per il nostro appuntamento.